Beh, intanto ci siamo confrontati anche sulle novità che stanno emergendo dal Consiglio dei Ministri. Io ho partecipato anche alla riunione tra le regioni e il governo con le nuove disposizioni che stanno intervenendo. In ogni caso abbiamo fatto il punto della situazione per rafforzare tutto il lavoro di terapie precoci, di assistenza a domicilio, di individuazione dei casi sintomatici. Io ho chiesto anche al Ministro Gelmini e Speranza, cioè, di smetterla di fare tamponi a raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia, tutte le regioni sono, come dire, disperate perché è impossibile fare un tracciamento quando i casi sono milioni e le persone da tracciare sarebbero nel giro di una settimana praticamente tutta la popolazione italiana, nel nostro caso tutta o quasi la popolazione abruzzese. Quindi ci stiamo concentrando sullo screening per gli studenti per riaprire il 10 nella maggiore sicurezza possibile, cercando di far emergere al setaccio tutti i casi positivi che possono emergere con uno screening con i tamponi antigenici. E poi è continuare a lavorare come abbiamo fatto. La Regione Abruzzo è tra le migliori in Italia come performance in questo senso, gli anticorpi monoclonali, insomma le cure, le terapie. Adesso ci hanno distribuito anche questo nuovo farmaco che cominceremo ad utilizzare sui casi target che sono, diciamo, indirizzati su questo farmaco. Speriamo appunto che possa dimostrare una sua particolare efficacia e cercare appunto di reggere l'onda d'urto di questa variante Omicron che ha colpito tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Presidente, l'Abruzzo entra in zona gialla con questi numeri. Sì, ma non fa sostanzialmente nessuna differenza perché alcune delle misure, come quella delle mascherine all'aperto, erano state già introdotte nelle zone bianche, quindi credo che ci sia l'unica differenza sensibile, quella che dentro i ristoranti si sta in quattro a tavola, invece che con un numero maggiore, quindi tavoli più piccoli e con meno persone a tavola, però nella sostanza non cambia praticamente nulla. Noi abbiamo però anche chiesto al governo di rivedere anche questa classificazione dei casi in ospedale, perché noi abbiamo una percentuale importante, lo stesso avviene anche, lo hanno confermato i miei colleghi, di persone che non vanno in ospedale a causa del Covid, ci vanno peraltro per fare altri interventi, altre operazioni, poi fanno il tampone di controllo, li trovano positivi, li spostano dentro il reparto di malattie infettive e poi ci vengono considerati e conteggiati appunto e valgono diciamo, per poi le soglie. E questo è improprio perché in realtà quel sistema che avevamo individuato come regioni, discutendo con il governo per imporre questo meccanismo, serve a valutare quanto il Covid impatta sugli ospedali, quindi le persone che finiscono in ospedale per colpa del Covid, non che vengono scoperte casualmente e asintomatiche, perché quello non ha nessuna incidenza da quel punto di vista sull'impatto sanitario. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, visto che comunque ci sono ad esempio dei problemi per la prenotazione della terza dose, soprattutto in provincia di Pescara, si sta parlando della riapertura del parafiere, comunque una risposta a questo c'è? Noi stiamo cercando di incrementare al massimo possibile questa nostra capacità di vaccinazione. L'Abruzzo raggiunge e supera tutti i target che vengono dati dal generale Figliuolo, dal commissario, quindi noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Aggiungo che se questo problema dei tamponi incide anche sulla vaccinazione, cioè non si è in grado di sostenere questa mole di appunto casi positivi e di necessità di tracciamento e fare nello stesso tempo la campagna vaccinale, gli screening, i tamponi, per mantenere tutta l'attività dentro gli ospedali. Oggi tutte le regioni hanno sollevato al governo questo grido d'allarme e noi speriamo che questo dialogo oggi sia servito ad aprire una riflessione nel governo e con il CTS nazionale per modificare alcune regole e destinare quindi le risorse umane che si liberano da attività che oggi sono inutili se non addirittura dannose e concentrarle dove invece c'è maggior bisogno. Sulla vaccinazione io rinnovo l'invito a vaccinarsi e a farlo tutti quanti perché anche oggi abbiamo fatto la consueta nostra analisi sull'impatto nelle terapie intensive in particolare,
e il 78% delle persone che occupano le terapie intensive in Abruzzo non sono vaccinate. Questo è un numero molto importante, che io voglio ripetere perché deve far riflettere. Il problema di chi non si vaccina non è semplicemente che fanno del male a se stessi, perché nel caso in cui vengono contagiati hanno una probabilità molto, ma molto più elevata, 10, 15, 20 volte di più delle persone vaccinate, di poter avere conseguenze gravi e quindi di finire in terapia intensiva. Ma finendo in terapia intensiva sottraggono posti letto, sottraggono personale, sottraggono gli anestesisti e i rianimatori a tutta l'altra popolazione, a tutto il resto della popolazione. Noi continuiamo ad avere ritardi nella smaltire le liste di attesa, nel fare gli screening oncologici, nel seguire le terapie di controllo per cardiopatici, per tutta una serie di appunto patologie che necessitano di controlli e di attività e che vengono sottratte, operazioni che non si possono fare perché non ci sono più rianimatori e anestesisti disponibili quando si supera un certo numero di persone in terapia intensiva. E ripeto, a fronte di noi abbiamo ormai quasi il 90% della popolazione che è stata vaccinata, e di questa un terzo abbondante ha già raggiunto la terza dose, quindi restano fuori poco meno del 10% della popolazione. Questo poco meno del 10% di popolazione che non si è vaccinato riempie quasi per l'80%, è quella che occupa i posti letto in terapia intensiva e per oltre la metà i posti letto in area medica. Quindi l'invito a vaccinarsi, l'utilità del vaccino è dimostrata da questi numeri e io spero appunto che anche nei prossimi giorni, anche perché appunto la velocità con cui si diffonde Omicron rende molto più probabile che le persone che non si sono vaccinate possano essere contagiate. E non vale ragionare sul fatto che Omicron sia meno dannosa, abbia conseguenze meno gravi della variante Delta, delle precedenti varianti. Perché questo può valere sul caso singolo, ma quando Omicron, come sta accadendo in questi giorni, moltiplica i casi, noi siamo passati dalla fine dell'anno, tra Natale e Capodanno avevamo ormai una media di 500-600 casi giornalieri che nel giro di 48 ore sono diventati prima 3.000 e oggi 5.000. Di fatto, tranne i giorni festivi in cui si fanno meno tamponi, in una giornata normale arrivano circa 5.000 malati al giorno. Vuol dire che abbiamo moltiplicato X volte, tante volte, da 600 a 5.000 sono appunto 8 volte, almeno 8 volte il numero. Quindi su questo grande numero, su questi grandi numeri, anche se diciamo la proporzione è più bassa, però nei grandi numeri provoca un raddoppio delle terapie intensive. Noi siamo passati da 10-15 posti occupati, una dozzina di posti occupati in terapia intensiva, nel giro di 7-10 giorni sono diventati 24-25, andiamo verso i 30, aumentano ogni giorno. L'incremento è stato ancora maggiore in area medica, è stato più sensibile, cioè in alcune giornate abbiamo avuto anche 8-10 accessi in un solo giorno. Quindi è vero che è relativamente meno pericolosa la Omicron della variante Delta, ma provocando un numero molto maggiore di persone che si ammalano, anche se la percentuale di quelli che finiscono in terapia intensiva è più bassa, il numero assoluto alla fine diventa insostenibile ed ha provocato quello che sta accadendo, appunto, più del raddoppio dei posti letto occupati. È un trend che ancora continua a crescere e le previsioni ci danno almeno altre 2 settimane di questo trend prima di attendersi una discesa, che noi speriamo altrettanto rapida come la salita, come sta accadendo in Sudafrica e in Gran Bretagna, però insomma questo poi lo scopriremo con l'esperienza che faremo. Alla luce di tutti questi casi vanno annullate tutte le manifestazioni pubbliche, anche quelle che comunque purtroppo si continuano a fare in alcune città. Ma su questo non c'è nessun obbligo, io credo che facciano bene ovviamente le amministrazioni comunali, i sindaci, insieme ai prefetti, a valutare con molta attenzione le attività che è opportuno mantenere e le attività che invece sono oggettivamente
al di sopra della soglia del pericolo.